Ciao a tutti e bentornati su Learnamo. In questo video voglio parlarvi di un problema serio che affligge la lingua italiana. Uno di quei problemi che impediscono agli studenti stranieri di italiano di comprendere subito, e cioè a primo ascolto o a prima lettura, quello che viene detto o scritto. Di quale problema si tratta? Della enantiosemia. No, tranquilli, non è una parolaccia, non è una malattia, ma è semplicemente un fenomeno secondo cui alcune parole italiane indicano una cosa, ma anche il suo opposto. Non ci credete? Beh, restate con me e vedrete. Dove eravamo? Ah sì, enantiosemia. Ovviamente c'è da dire che la parola affetta da questo fenomeno non è già nata con entrambi i significati, ma in origine aveva soltanto un significato e l'altro lo ha acquisito con il tempo. Adesso vi mostrerò i casi più evidenti e comuni, cominciando con tirare. Questo verbo indica praticamente due movimenti opposti. Questo verbo indica sia lanciare, gettare via qualcosa, scagliare, sia attrarre verso di sé qualcosa. Quindi in questo senso, ma anche in questo. Per esempio, Quando al mio capo non piacciono i progetti che gli presentano, li tira direttamente nel cestino. Per entrare in un negozio mi confondo sempre e spingo la porta invece di tirarla, ma credo capiti un po' a tutti. un altro verbo con lo stesso fenomeno è spolverare, che sicuramente, come potrete intuire, ha a che fare con la polvere. Infatti può significare sia togliere la polvere da una superficie, sia applicare, mettere qualcosa che è in polvere. Non ci credete? Vediamo un paio di esempi. Tra tutte le faccende di casa, quella che detesto di più è spolverare i mobili e le mensole. Spolverate infine la torta con dello zucchero a velo o del cacao in polvere. Feriale. Questo aggettivo si riferisce a periodi di tempo. Indica sia i giorni delle ferie, e cioè quelli di vacanza dal lavoro, sia i giorni lavorativi, quelli nella settimana, che vanno in genere dal lunedì al venerdì e per qualcuno al sabato. E come si fa a capire se qualcuno vuole dirci quello che ha fatto durante le sue vacanze o mentre lavorava? Ovviamente tutto dipende dal contesto. Vediamo degli esempi. Durante il periodo feriale, quindi dai primi di luglio fino alla fine di agosto, molti stabilimenti balneari italiani guadagnano quanto noi guadagniamo in un anno. Questo parcheggio è a pagamento nei giorni feriali, ma gratuito nei giorni festivi. Prossima parola affetta da questo fenomeno è ospite. Ebbene sì, incredibile, ma vero, questa parola indica sia la persona che ospita, sia la persona che viene ospitata. Ancora una volta, tutto dipende dal contesto. Va detto però che è un po' più spesso utilizzata per indicare la persona che viene ospitata. Per esempio, Carolina è stata un ospite eccellente, la casa era super fornita e durante il soggiorno è stata sempre disponibile. Se non sai dove dormire, puoi essere ospite da me per qualche giorno. e adesso vediamo storia. Come? Non ci credete? Pensate di conoscere l'unico e solo significato della parola storia? Eh no, ce ne sono due. Innanzitutto, con storia si indica un racconto inventato, in genere per bambini. Ma la storia è anche l'insieme degli avvenimenti reali avvenuti nel passato. Ecco quindi l'opposizione, inventato versus reale. Vi vedo, so che voi adesso state dicendo: ah, ma io questo lo sapevo. Vediamo alcuni esempi. I miei figli si addormentano solo dopo che racconto loro almeno un paio di storie di maghi e principesse.
Secondo la storia, Cristoforo Colombo ha scoperto l'America nel 1492. Ma anche gli aggettivi sono affetti da questo fenomeno. Per esempio l'aggettivo pauroso. Questo aggettivo ha evidentemente a che fare con la paura, ma non solo. Infatti, pauroso è sia quello che provoca la paura, sia la persona che prova paura, ma anche qualcosa di molto bello. Vediamo degli esempi. La notte di Halloween, nella mia famiglia c'è la tradizione di vedere un film pauroso. Marco è così pauroso che non potrà mai vivere da solo nella sua vita. La ragazza di Goffredo è una figa paurosa, ma alla fine dei conti anche lui è un figo pauroso. A proposito di paura, se non lo avete fatto, correte a guardare il nostro video pauroso dedicato ad Halloween in Italia. Come sempre il link è qui in alto nella card o giù nella descrizione. Un aggettivo che si comporta in maniera simile a pauroso è curioso, perché anche questo aggettivo indica sia la persona che prova curiosità, sia ciò che provoca curiosità. Per esempio, il figlio di Lorenzo è molto curioso, fa sempre un sacco di domande su tutto quello che vede o sente. La cosa curiosa è che mi è arrivato un regalo a casa, ma non ho idea di chi me lo abbia mandato. Sbarrare. Questo verbo può indicare sia l'aprire qualcosa, spalancare, sia il chiudere, di solito con qualcosa. Di solito con una sbarra, appunto, ma anche con un'auto, con una persona, con un mobile, insomma con qualsiasi cosa che impedisca il passaggio. Questa non ve l'aspettavate, non è così? Ma vediamo degli esempi. Quando le abbiamo detto la verità, ha sbarrato gli occhi ed è corso via. La polizia ha sbarrato la strada in cui c'era stato l'omicidio. Un altro verbo è cacciare. Questo verbo indica sia allontanare qualcuno con forza o in malo modo, sia inseguire, di solito un animale, per catturarlo. Per esempio, non voglio più vederlo, se viene qui caccialo via. In questa zona si cacciano i cinghiali. E infine abbiamo il verbo affittare, che è veramente molto comune e che vi consiglio di ricordare se avete intenzione di trascorrere un periodo di tempo in Italia. Fate molta attenzione però, perché se dite in giro voglio affittare un appartamento, la gente potrebbe chiedervi in che senso. Non perché il vostro italiano sia scorretto, ma perché affittare può indicare sia dare in affitto a qualcuno, e cioè permettere a qualcuno di utilizzare per un certo periodo di tempo una propria proprietà, appartamento, casa, terreno, sia prendere in affitto, e cioè l'esatto opposto, quindi usare per del tempo una proprietà altrui. Stupiti, non è vero? A questo proposito però vi ricordo di dare un'occhiata al video che ho dedicato proprio al verbo affittare e ai suoi simili, e cioè noleggiare e prendere in prestito, e che ho realizzato con la mia amica Rosalba. Come sempre il link lo trovate qui in alto nella card e giù nella descrizione. A questo punto io mi chiedo se questo tipo di parole, che hanno quindi due significati opposti, esistano anche nelle vostre lingue. Non posso crederci che solo noi italiani siamo così strani. Se invece volete scoprire un altro fenomeno particolare della lingua italiana, allora vi consiglio di guardare il video in cui vi mostro che due parole, cambiando una sola lettera, vanno a cambiare completamente il loro significato. Come sempre, il link è in alto nella card o giù nella descrizione. Vi ricordo infine che per praticare il vostro italiano potete dare un'occhiata al nostro sito www.lernamo.com, dove ci sono tutte le lezioni e gli esercizi, ma anche qualche informazione sulla cultura italiana. Invece, per ampliare il vostro vocabolario, non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook e su Twitter. A presto, ciao!